a Missacrom, il largo spiazzo polveroso dove stiamo visitando. Arriva il vecchietto, inebetito dall'età o da qualcosa d'altro. Mi fa vedere i suoi occhiali da sole, il mio regalo dello scorso anno. Mi fa vedere che sono rotti. Poi prende una sedia e si mette lì. Sta lì tutta la mattina, a guardarci, a guardare il nostro fare, come se fosse al cinema. E all'una mette a posto la sedia e se ne va. Dasima, proprio dentro nella giungla. 46 visite. Sono le 2 passate e ho finito. E invece no. La signora mi chiede di andare a visitare suo padre che non può camminare. Così, senza più forze, arranco per lo stradino sconnesso verso l'ultima casa in cima al paese. E lo visito. Gli provo la pressione, misuro la glicemia, lì, fuori dalla porta, in mezzo a bimbetti ignudi e a donne che parlano. E io, accovacciato vicino a lui, gli do le medicine. Nel villaggio di Yamoransa ci arriviamo con l'ambulanza piena di medicine. Tutti lì in coda, i tanti pazienti ad aspettarci. E sarà uno via l'altro, con i loro malanni, le loro febbre, i loro vestiti colorati, i loro vestiti sporchi. Mentre nella scuola, proprio qui vicino, si sentono i canti dei bambini. Si siede la mamma con la sua bambina di un anno in braccio. E una come le altre. Il malaria a rapid test è negativo. E la febbre sarà per qualcosa di diverso.
La visito, come ogni bambino, in braccio alla sua mamma. Approfitto di un suo pianto per guardarle la gola. Le infilo lo stetoscopio sotto la maglietta. Scrivo sul suo folder la diagnosi e la terapia e sto per salutarla con un sorriso, dicendole, tra poco starà bene. Ma è a quel punto che la mamma si svela e mi chiede perché sua figlia non sta in piedi, non si sostiene. Anche il collo ciondola. Me lo chiede in quella stanza piena di gente, con i bambini della scuola che urlano nella loro ricreazione. Eccolo lì, il momento che cambia tutto, che tutto si ferma, che tutto tace attorno. Siamo io e la mia infermiera, la mamma e la sua bambina. Avrà la mia astenia grave o la mia distrofia, che ne so io in quello stanzone. Io lo so che è così. E qui siamo nel villaggio di Yamoransa. Io sono quello che le deve dire cos'ha la sua bambina, dirlo alla sua mamma, dirle che quella testa ciondolante dovrà sorreggerla. E continuo a osservarla mentre si fa dare le medicine per la febbre, il motivo per cui era venuta. Ma la sua storia è in me, la storia della bambina, Antoinette.